Ragazze, bentornate sul canale. Oggi un altro mi preparo con voi, però quando lo stavo registrando, cioè quando stavo decidendo di registrarlo e di cosa utilizzare, mi è venuta un'idea, ovvero quella di creare dei mi preparo con voi mensili a scadenza mensile, in modo che, ecco, io entro un po' nell'ottica dell'idea che lo devo fare e vi propongo il trucco che ho utilizzato di più per il mese in corso, quindi tutti i prodotti che mi stanno piacendo adesso e in particolare poi dei focus su alcuni prodotti che magari non vi inserirò mai in un video preferiti o magari non avrò modo di parlarvi in un video un po' più complesso e quindi quei due o tre prodottini ve li cito qua. Allora, vedrete le sopracciglia fatte con una tecnica diversa perché Nami mi ha inviato le loro matite sopracciglia che io non avevo mai provato, ma sentivo sempre parlare benissimo e devo dire che mi piacciono molto. Sono le Brow Divine, quelle matite sottili con lamina molto molto sottile, e il colore che uso io adesso che ho scurito i capelli è Jupiter. Ma la combo che mi piace di più fare è abbinarla poi alla Magic Pencil, che sono praticamente queste matite nude che servono per illuminare, creare questi giochi di luce sotto il sopracciglio, nell'interno dell'occhio, nei bordi esterni delle labbra. Io le ho provate un po' per tutti gli usi, sinceramente quello che mi piace di più è appunto sotto il sopracciglio, quindi io disegno la mia sopracciglia e poi vado a definire e mi dà questo effetto liftato che anche se non trucco gli occhi mi piace molto. Poi un'altra combo di ombretti che mi è piaciuta tantissimo è un ombretto in crema sempre Nabla, si chiama Dandy e ve lo swatcho, e in abbinato l'ombretto in polvere che adesso prendo senza rompere, eccolo qui, si chiama Unrestricted. E questa combo di questi due ombretti devo dire che mi sta piacendo tantissimo, soprattutto da quando mi sono fatta i capelli un po' più scuri. E poi ve l'avevo citato su Instagram, ma non avevo avuto modo di rispondere a tutti i commenti. Sto usando il Better Than Sex mascara, il mascara di Too Faced con questo nome che è tutto un programma. E io qui, anche sotto i commenti alla foto che ho messo, moltissime di voi mi hanno detto che è il mascara della loro vita, altri mi hanno detto no. L'idea che ho io è che sia un po' troppo sopravvalutato. È vero, è un bel mascara volumizzante. Io se l'ho usato, vedrete adesso nel video, con il Lash Maximizer di Dior sotto. Perché se non lo uso con Lash Maximizer non mi piace, quindi alla fine se dovessi usarlo da solo non lo trovo niente di che, lo trovo un mascara come tanti altri e sinceramente io ho un mascara che anche se non utilizzo una base sotto rimpolpante mi fanno delle ciglia bellissime, questo no. Quindi il mio parere è lo continuo a usare con il Lash Maximizer che salva tutti i mascara, ma se dovessi usarlo da solo l'avrei già abbandonato. Ok ragazze, niente, vi lascio al video, noi ci vediamo al prossimo e vi mando un bacio. Ciao!